Il viaggio è un'avventura, l'arte è un viaggio. È il titolo dell'antologica che raccoglie le opere di 50 anni di attività di Fiorella Noci, artista che ha avuto una lunga esperienza nell'insegnamento e che durante il suo percorso ha vissuto un'evoluzione pittorica che l'ha portata verso un espressivo astrattismo materico. Da un figurativo, come un po' si parte tutti, no? E poi via via ho preso dei simboli e li ho portati avanti per molti anni, tipo i papaveri. Poi il monolite. Le sue opere si distinguono per l'uso di leghe e metalli preziosi, che non solo arricchiscono esteticamente i lavori, ma rappresentano anche un simbolo del suo benessere interiore. Quello che mi interessa sono le orme che si lasciano, no? E quindi vuol dire che qualcuno è passato, qualcuno ha vissuto questi graffi, queste orme. Allora, questi sono tutti elementi che sono tutti fermi. Quindi sono tutti in attesa. C'era un fratello bianco dove erano tutti in movimento. Ecco, e qui non c'è presente. Tra le opere in mostra, l'abbraccio e il girotondo emergono come rappresentazioni emblematiche del percorso dell'artista, esprimendo sentimenti di amore, affetto, relazioni e pace. Questa è nata dopo il Covid, quando non si doveva fare assembramenti, no? E allora a me piaceva invece farli tutti vicini vicini. Ecco, questo è un po'. La mostra è visitabile presso la Sala Binazzi del Museo Festa dell'Uba in Pruneta fino al prossimo 31 agosto.